Radio Bocconi, play it loud! Ciao Herbal, sono Massimiliano di Radio Bocconi. Intanto volevo farti i complimenti veramente per la qualsiasi. Grazie. Il primo album, il secondo... I complimenti per la qualsiasi è bellissimo. Fatemi un applauso, vi prego. Allora, volevo farti alcune domande sul testo di Vietato Morire. Innanzitutto, leggendolo, ho notato nella frase La maestra Margherita, in questa sì. espressione, magari un richiamo al celebre romanzo Il maestro e Margherita di Bulgakov. Ok, non esisteva, trippe mentali, perfetto. La seconda invece è un collegamento con Lettera a mio padre. Una frase del testo della canzone molto importante è gli dirò di cambiare le stelle, gli dirò bravissimo, qua ti volevo, che un cazzotto fa male, che una parola a volte ti uccide. Sì. Il collegamento con Vietato Morire è inevitabile, anche perché il ritornello apre con cambia le tue stelle. Esatto, volevo chiedere, è proprio quello il gancio. Lui ha beccato il primo one to one del disco, bravo. Che bello. E volevo chiederti il significato, anche perché ho notato nel nuovo album che penso che la parola stelle sia quella che ricorre più volte. Il significato che dai all'espressione cambiare le stelle, perché appunto ho notato che sono molto presenti, quindi evidentemente devono avere un forte significato nel tuo modo di scrivere sì. e nell'uso evocativo che ne fai. Ma guarda, le stelle, per quanto mi riguarda, hanno un'importanza visiva molto forte. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo guardato le stelle cadenti, è scritto nelle stelle, quindi immaginiamo il destino, le stelle che influenzano i pianeti, e influenzano con l'umore di noi piccole formiche sulla Terra. Le stelle hanno sempre avuto una grande importanza anche per i marinai, navigare in giro per acque sconosciute, no? Orientandosi, guardando il cielo. Insomma, le stelle in qualche modo rappresentano il nostro destino. Una stronzata colossale, perché non è, il destino è nelle nostre mani, fondamentalmente. C'è sicuramente una certa casualità, ma c'è anche una causalità, soprattutto. Cioè, il principio causa ed effetto è fondamentale nella vita di ognuno di noi. Cioè, quello che semini, raccogli. Le stelle sono nient'altro che in questo caso sono una metafora. Cioè, quello che volevo dire era quello che sembra scritto in realtà non è scritto, perché cambiare le stelle è impossibile, ovviamente. Però è una metafora al contrario, cioè fai qualcosa di impossibile, qualcosa che sembra impossibile in realtà è possibile, perché quello che può succedere d'ora in avanti lo decidi tu. È semplicemente questo. Grazie a te. Radio Bocconi, play it loud!